entrata nel vivo la campagna elettorale a Caserta città. Tanti giovani in campo, uno di questi è sicuramente Gaetano De Simone nella lista Pro Caserta Verdi a sostegno di Carlo Marino sindaco. Gaetano, un impegno importante in una campagna elettorale sicuramente difficile. Sì, sicuramente un impegno importante, come sempre io mi impegno e ci metterò il cuore perché Caserta ha bisogno di giovani che si impegnano e che cerchiano di migliorare la nostra città, perché è fondamentale che Caserta riesca ad eleggere un giovane che però non è l'espressione di una candidatura di famiglia per interessi familiari, ma è un giovane che ha fatto come me politica per tanti anni. Io ho fatto politica giovanile da quando ho 22 anni, oggi ne ho 31, quindi so un po' la Caserta di che cosa ha bisogno, so come ci si può muovere all'interno dell'amministrazione comunale. Caserta ha bisogno di idee, di forza di volontà, di impegno, di giovani che vogliono lottare per far sì che non ci sia il 7 giugno, il 6 giugno, il solito consiglio comunale fatto dalle solite facce, dalle solite persone, cioè tutte quelle persone che hanno candidato poi semmai tanti ragazzi per cercare di disgregare il voto a favore loro e a discapito nostro. Quindi noi abbiamo tutta la voglia di entrare in consiglio comunale, parlo di noi perché io non sono l'espressione solamente mia, sono l'espressione di tanti ragazzi e tanti giovani, perché Caserta, un po' come tutte le città della provincia, deve cercare di esprimere il suo candidato giovane e deve lanciare nuove persone all'interno dell'amministrazione comunale, perché sennò non abbiamo più speranze, cioè dobbiamo battere la fiacca, io questa cosa non l'accetterò mai, quindi io mi impegnerò fino alla fine, fino all'ultimo per cercare di portare a casa il risultato, e forza ragazzi e forza giovani, e miglioriamoci. Un rinnovamento della classe dirigente che sicuramente passa attraverso delle idee rinnovate. Perché De Simone, qual è la differenza rispetto a un candidato solito, così come lo definisci tu? Perché sono 15-20 anni ormai che Caserta vede e ripropone sempre le solite facce. Io sono un cittadino come tanti, un ragazzo come tutti, mi voglio candidare, voglio dare il mio contributo e voglio continuare a lavorare giorno dopo giorno con tutto il mio elettorato, facendo sì che la mia casa, che oggi il mio comitato elettorale, rimanga aperto tutto il mese, tutti i giorni, e possa fare continuamente riunioni ogni mese per parlare di quello che io ho fatto, quello che ho creato, quello che ho proposto e quello che io ho operato all'interno della macchina amministrativa comunale. Ho idee nuove riguardanti la ZTL, ho idee innovative riguardanti la biblioteca comunale. Mi piacerebbe che Caserta avesse un polo fieristico, perché per organizzare eventi, che sono un'attività che possono portare incremento di ricchezza all'interno della città, ho tante idee, cioè veramente mi sono impegnato, mi sono preparato e voglio migliorare e voglio far sì che Caserta veramente abbia un giovane che ha voglia di combattere all'interno della macchina comunale, all'interno dell'amministrazione comunale. Parlavi di ZTL, allora qual è la tua idea? La mia idea è innanzitutto quella là di rivitalizzare il commercio. Io 5-6 anni fa già proposi uno slogan che si chiamava Cimitero Trieste, perché ero convinto che con la creazione della ZTL il commercio sarebbe venuto meno, e come abbiamo visto tanti negozi hanno chiuso. Quindi per me è fondamentale rivitalizzare il commercio, cioè facendo in che modo? Dal lunedì al venerdì riproporre delle fasce orarie e quindi riaprire la ZTL in modo tale che la gente già in macchina che passa sul corso lo vede un negozio, e una volta che uno vede e sa quel negozio cosa vende, che cosa propone e può trovare e capire l'offerta. Se invece lo lasciamo sempre chiuso non diamo la possibilità alle persone di passare, perché sappiamo che i casertani sono pigri, e da adesso a quando impareranno ad andare a piedi, a quando gli daremo dei servizi, ci sarà sempre, passerà tantissimo tempo. Inoltre il weekend invece proporrei di rimanere la ZTL chiuso per creare passeggio, ovviamente in quella situazione inserire dei trasporti, delle macchine elettriche, delle biciclette con un bike sharing e offrire dei servizi totalmente gratuiti alla città di Caserta. Grazie a Gaetano De Simone e al prossimo appuntamento.